tutti e benvenuti all'edizione del 20 febbraio 2016 del TG degli eventi di Radio Tuscia Events. Siamo a sabato e oggi alle 16 presso la biblioteca comunale situata in piazza Franco Basile 3 a Tuscania, il gruppo interdisciplinare per lo studio della cultura tradizionale dell'Alto Lazio presenta il libro Tra Arno e Tevere, atti dell'ottavo incontro. E qui interverranno Quirino Galli, Bonafede Mancini e Luigi Cimarra. L'ingresso è libero. Alle 16.30 presso la Casa dei Diritti Sociali della Tuscia in via San Pietro 72 a Viterbo si terrà Lingua Madre, le mie radici. Nelson Mandela ha detto: parlare a qualcuno in una lingua che comprende consente di raggiungere il suo cervello. Parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il suo cuore. Questo è un incontro per celebrare la Giornata Internazionale della Lingua Madre, che è stata istituita nel 1999 dall'UNESCO e indetta per il 21 febbraio di ogni anno per promuovere la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. L'ingresso è libero. Sempre alle 16.30, però presso l'ufficio turistico situato in via Scienzi 4 a Viterbo, si terrà Architetture a confronto, la Viterbo gotica e la Viterbo rinascimentale. La visita dura 2 ore e i costi sono 8 euro per il biglietto intero ed è gratuito per i bambini dai 0 ai 7 anni. Ci sarà un altro evento alle 16.30 in questa giornata, perché presso la sala consigliare del comune, situata a Soriano nel Cimino, l'associazione Soriano Terzo Millennio presenta La Montagna Incantata, nel mito, nella simbologia e nella geografia. L'ingresso è libero. Alle 17.30 presso l'Auditorium Taborra in via Fratelli Agostini a Bagnoregio si terrà Fiorino Tagliaferri, un grande cuore. E sempre alle 17.30 però presso la libreria Le Sorgenti situata in corso Cavour 75 a Bolsena si terrà l'inaugurazione della mostra Fotografia Stenopeica e presentazione del libro Storie in punta di piedi, racconti portati dal vento. Inoltre sia oggi che domani, sempre alle 17.30 presso il Teatro Mascherone situato in piazza Vittoria a Valentano si terrà uno spettacolo per bambini, Tata Magica, che parlerà un po' della storia di Mary Poppins. Il biglietto per questo spettacolo è 6 euro. Per info e prenotazioni contattate il 335 7518 414. Alle 18 invece presso l'auditorium di Santa Maria in Gradi situato in via di Santa Maria in Gradi 4 a Viterbo, per la stagione concertistica pubblica si terrà il concerto pianistico suonato dal pianista Anna Elisa Bellini. Il biglietto intero costa 9 euro, mentre quello ridotto 5. E con questa notizia chiudiamo il TG di oggi. Ciao a tutti e passate un bellissimo sabato.